salito sul palco Annino La Posta, che ricorderete è stato nostro ospite già 2 anni fa con l'edizione dedicata a Franco Battiato, di cui Annino scrisse un bellissimo libro pubblicato nel 2010, soprattutto Il Silenzio, una biografia. Io l'ho scritto, sei sicuro? Così mi è stato detto. C'è scritto anche sulla copertina, quindi è anche vero. Dunque, allora, Nino ci parlerà di Pasquale Panella e ci ha dedicato delle... Niente, come lo vogliamo definire? Un bellissimo pensiero, sintetico ed altrettanto ermetico. Prima sono stato bacchettato che ho sbagliato la parola. Dunque, oltre alle dolcezze della musica leggera, le tenerezze di testi comodamente addomesticati, c'è un altro Lucio Battisti, sperimentatore, polisemico, cubista, catarifrangente, infranto e lucente. Un precursore forse mai seguito, sicuramente mai raggiunto. Un manipolatore di suoni che, dopo aver cullato i sogni di intere generazioni, passa dalla musica leggera all'avanguardia, compiendo l'unica vera rivoluzione copernicana della canzone italiana. Dici qualcosa di più? Ce ne possiamo anche andare. Ce ne possiamo anche andare. No, beh, quello che succede dopo il 1982, dopo è già... che è un album un po' così transizione, anche dopo l'86, che Don Giovanni l'hai fatto anche sentire, che è normalmente accorpato insieme agli album bianchi, che sono i quattro che seguono, però come avete visto è beige, quindi non è proprio un album bianco, perché succede una cosa fondamentale, questo è giusto dirlo, c'è un cambiamento metodologico nella scrittura di Battisti, a parte tutto quello che vi dirò dopo, ma per la prima volta Battisti musica, testi, quelli Mogolli scriveva sulle musiche di Battisti, cosa che è successa anche con Don Giovanni. Il primo album Battisti Panella è su musiche di Battisti, Panella ci mise dei testi. Dopodiché cominciò quest'altra fase, Panella scriveva i testi, li mandava a Battisti e Battisti li musicava. Quindi già questa cosa qui è fondamentale. Che cosa succede? Succede, tu hai parlato di ermetismo, in realtà c'è un po' un equivoco da sfatare, secondo me non è qualcosa così, di più. Non è così ermetico la scrittura di Panella. Sì, a differenza, non siamo più di fronte alle innocenti evasioni degli anni precedenti, sono sicuramente canzoni più difficili da ascoltare di quelle che abbiamo appena sentito, ancora di più. Gli scogli che arginano il mare. Sì, gli scogli arginano il mare, ecco, se vuoi fare un esempio, se tu mi dici Marino, che ne so, Panella dice mai un dito notevole ma 10 percettibili sorprusi, aperti come i mari e come i mari chiusi, riferendosi alle dita che si aprono. È un po' diverso come scrittura, ma è una scrittura intanto di avanguardia, intanto si cerca di creare un'opera d'arte e non una canzone leggera, quindi... l'arte va inseguita, non ti insegue, quindi ci vuole un po' di sforzo, un po' di applicazione. È importante considerare intanto che i testi di Panella sono polisemici, cioè hanno diversi significati, non c'è un significato solo, cioè bisogna sfuggire all'equivoco proprio di cercare di capire che cosa sta scrivendo Panella, perché i significati sono tanti. Lui diceva: io ho scritto il testo, lo lascio lì e voi prendete quello che volete, quindi ci sono diversi significati più quello che gli attribuiamo noi, primo punto. Secondo punto, non c'è un soggetto definito come era nelle canzoni precedenti, ma ci sono dei punti di vista, è tutto molto vago, per quanto loro si continuino a scrivere la vaghezza non osa, noi non divagamo, ma in realtà c'è uno stato mentale piuttosto che uno stato fisico. Basta, poi c'è l'aspetto musicale. È quello che dove Battisti eccelle sempre, non aveva bisogno né di Mogol prima né di Battisti dopo per eccellere musicalmente. Qui si trova davanti dei testi molto complessi da cantare, più che altro, forse non molto complessi da capire, ma molto difficili da cantare. Da cantare e da musicare principalmente. Battisti era capace di musicare qualsiasi cosa, lo diceva anche Panella. Gli dai l'elenco del telefono e lo musica, e lo si capisce nell'ultimo album quando Panella cerca, più folle di lui, di mandargli dei testi astrusi e lui musica anche quelli e li canta e li dimostra anche di... forse utilizza dei sintetizzatori, musica elettronica, sì. Poi ovviamente ispirato da questo tipo di testi ci mette sotto tutta una musica più d'avanguardia che moderna, quindi dub, musica elettronica, techno, quasi house, sì.
Certo, per entrare in questo, però sotto questo, tutto questo corredo, queste armonizzazioni complesse, ci sono le solite melodie di Battisti, cioè solite nel senso quelle a cui siamo stati abituati, fatte. Quelle ben fatte, quelle cantabili, quindi se uno si impegna un po', se ci sta un po' su, scopre un Battisti magari ancora inedito. Perché so che non è stato ascoltato tantissimo. Ci leggerai qualcosa di... Sì, allora, io proprio per fare questa cosa qui, dopo vedremo dei video in cui ci saranno queste due canzoni, ci ho messo anche i sottotitoli così potete ascoltare il testo e magari capire anche bene che cosa dice. Però io voglio leggerli prima. Allora, il primo è Tu non ti pungi più, è tratto dalla Sposa Occidentale del 1990, è il secondo album bianco, forse quello centrale. È la solita storia di Battisti, storia d'amore, semplicemente storia d'amore. Dice, all'inizio è soltanto una lotta di cuscini fatta su un letto, con due che si colpiscono con i cuscini. Come preambolo a quello che verrà dopo, ovviamente. E dice proprio così: la lotta dei cuscini senza sonno, che spiumano, che fanno zampilli di pollini che pullulano, aggressivi irsuti, istigatori di starnuti. Così tu te la spassi amoreggiando e te la prendi comoda con morbida ovvietà, sembrando tu un guanciale contro un altro che t'assale, il tutto in una schiuma che coi talloni mondi come l'uva. È come un muschio domestico stampato e quanto inutilmente rimboccato, e qui sta parlando del copriletto. Questo composto di onesta futilità mista passione come un cialdone si sfà. Sulle rovine vorresti forse anche tu in bricioline come una reggia andar giù. E poi la cosa cresce fino ad arrivare a e la pianura si ingrossa fra la cresta e la fossa. L'erba enorme cavalca, bianca e verde cobalto, prendendo al volo forme di caduta e di salto, infine dorme come un binocolo nella custodia la tua vista. Che è quest'ultima parte, non mi sembra tanto difficile da capire che cosa sta descrivendo, è simile a una di De André quando dice la moglie di Anselmo sta sognando del mare, quando incorga gli anfratti si ritira e risale e il lenzuolo si gonfia sul cavo dell'onda e la lotta si fa scivolosa e profonda. Il reddito di André era superiore in quel momento, quindi avrebbero accettato qualsiasi appunto testa da parte, ecco, di De André. De André il nuovo Battisti invece... Sì, De André è più aulico, ma il senso finale è praticamente lo stesso. Lo vogliamo ascoltare? Ascoltiamo. Questa parte che abbiamo letto? Prego. Questo non ti pungi più, ma il salto successivo è ancora più radicale. Dopo sì, cosa succede alla ragazza, approdiamo all'album proprio dell'assoluto abbandono della commercialità da parte di Battisti. L'album si chiama Hegel e quindi adesso per una mezz'oretta parlerò di estetica. Di pura filosofia. No, sto scherzando ovviamente. No, allora, gli accenni alla filosofia hegeliana, adesso vedremo, c'è un riferimento, ma non bisogna lasciarsi fuorviare perché i due giocavano molto a rincorrersi, quindi sono messi lì apposta per depistare, ci sono diversi punti che si riferiscono più alla vita che alla filosofia. C'è un solo momento e quando parla di a un certo punto si capisce chiaramente che l'unico aggancio è la teoria dell'unità degli opposti. Ora, detta così, teoria dell'unità degli opposti sembra una cosa, in realtà funziona più o meno così. Ci sono due opposti che si negano l'un l'altro, si crea contrasto da questi due opposti, dal contrasto di questi due opposti nasce una sola unità che supera gli opposti e diventa un'unità migliore di quelle che c'erano prima. Questo è tutto e questo testo si basa più o meno su questa cosa qui. Ora, noi lo sappiamo, ve l'ho detto, ma volendo è una storia d'amore anche questa, normale, un po' strana forse, ma normale. Dice così: Ricordo il suo bel nome, Hegel Tubinga. Hegel è il nome di Hegel Tubinga, l'università dove ha studiato Hegel. E quindi è soltanto, cioè questa qui poteva chiamarsi anche in un altro modo, lo mette lì proprio per cercare di far di depistare. E io avrei masticato la sua tuta da ginnastica. Il nome se lo prese impresso dai libri e fu come copiare di nascosto, fu come soffiare sul fuoco. Poi dice, cataste scolastiche, quando tutto è perduto non resta che la cenere e l'amore. E lei nel suo bel nome era una iena, anche iena è un'università dove ha insegnato Hegel. Chi di noi il governo e chi il governatore? Sono fatti che attendono alla storia, chi fosse la provincia e chi l'impero,
non è il punto. Il punto è l'incendio, cioè la storia d'amore praticamente. E qui parte questa dialettica degli opposti. Erano gli esercizi obbligatori estetici, le occhiate di traverso e tu guardavi indietro. C'eravamo capiti, capiti all'inverso. Ci diventammo leciti per questo, d'altronde, d'altro canto. E questa è la prima volta che un gioco di parole diventa sensuale. A volte essere nemici facilita, piacersi è così inutile. Un bacio dai bei modi grossolani sfuggì come uno schiaffo senza mani. Talmente precisi si rese conto di essere un'allegoria soltanto quando ci capitò di dire, indicando il soffitto col naso, di dire noi due, e ci marmorizzammo. La corda tesa amò l'arco, la tempesta la schiuma, il cuore amò se stesso, ma noi non divagammo. L'animo umano è nulla se non una pietra da scalfire ricavando i capelli e il suo bel piede. È la collisione, il primo scontro epico, perché non scritto ma cavalcato a pelo, e siamo sempre da quella parte lì, quella finale dell'altro pezzo. Ed ognuno esigeva la terra dell'altro, le mani, la terra, la carne, il terreno. Storia d'amore. E adesso ascoltiamo questa inedita storia d'amore. Hegel, quindi un inedito Battisti, col quale concludiamo questa prima parte. Ringraziamo a Dino Laposta per il suo intervento.